Buongiorno a tutti nel nome meraviglioso del nostro Signore Gesù. Che bello svegliarci anche oggi e sapere che Dio ha una missione per noi e che se siamo vivi è perché Dio ha bisogno di noi. Io lo dico sempre ai giovani quando li incontro, la salvezza è la cosa più facile che puoi ricevere e lo vedremo nella liturgia di oggi. Il vero compito, la vera sfida è diventare soldati e profeti di Dio in questa generazione. Non vivere solamente aspettando di andare in paradiso un giorno, cercando di appunto cavarsela al meglio, ma soprattutto servire Dio. Questo è il vero compito che noi abbiamo, perché ci abbiamo tanti fratelli e sorelle là fuori, a scuola, al lavoro, magari in famiglia, che hanno bisogno di credere in Gesù, che è l'unica via per andare in paradiso, credere nel nostro Signore Gesù Cristo. E Dio sa di chi ha bisogno? Ha bisogno di te, sì, con tutti i tuoi limiti, ma ha bisogno di te. Dico sempre, Dio non ha bisogno di persone dotate e abili e pieni di qualità, ma ha bisogno solo di cuori disponibili. Oggi lo sarai? Ebbene, la liturgia di oggi ci offre una storia bellissima, quella di Paolo e Sila che sono a Filippi, che è una provincia romana di quel tempo, e vengono arrestati, vengono messi nel punto più profondo della prigione. Erano terribili le prigioni romane. E loro cosa fanno in queste situazioni difficili, dove avevano le catene ai polsi, alle caviglie probabilmente? Iniziano a lodare il Signore, così che tutti gli altri carcerati e il carceriere stesso, che li disprezzava probabilmente all'inizio, udiva la parola di Dio, udiva le lodi a questo Dio che era così grande da essere lodato anche nel mezzo delle tribolazioni. Sapete, a quel tempo si pensava che se uno passava delle tribolazioni, probabilmente Dio lo odiava, Dio non era con lui, ma loro invece lo lodano. E cosa avvenne? Che Dio non li abbandona e manda un terremoto così forte da spezzare le porte delle prigioni. E così alla fine di questo trambusto il carceriere va a cercarli e vede che tutti i prigionieri non ci sono più, le celle sono aperte. E cosa fa? Cerca di uccidersi trafiggendosi. Eh sì, perché dovete sapere che a quel tempo la legge romana era molto dura. Se tu eri un carceriere e ti scappava anche solo un prigioniero, ebbene, tu saresti stato ucciso e tutta la tua famiglia sarebbe stata venduta, probabilmente come schiavi. Allora, preso dalla disperazione, questo carceriere provò a suicidarsi. Ma in quel momento arrivò Paolo e Silo, che non erano scappati. Potevano scappare, ma non erano scappati. Che gli dissero: fermati, fermati, siamo tutti qui. E allora in quel momento iniziò qualcosa nel cuore del carceriere e disse: perché non siete scappati? Perché siete ancora qui? E allora disse una frase che è diventata un dogma, una colonna del cristianesimo, la domanda per eccellenza: cosa devo fare per essere salvato? E Paolo gli risponde dicendo: credi che Gesù è il figlio di Dio e sarai salvo tu e tutta la tua famiglia. E sì, perché la famiglia del carceriere viveva con lui in quel tempo. E ovviamente il carceriere accolse questo invito. Si sentì trafitto nell'anima dallo Spirito Santo e credette. E mi piace che dice che furono battezzati lui e tutta la sua famiglia. Ma avevano appena ascoltato la parola di Dio, ma avevano fatto un lungo cammino di conversione alla fine. No, erano stati battezzati, cioè sigillati fin da bambini, fin da neofiti. E questo perché? Perché il dono della fede è un dono. È un seme che viene posto nel tuo cuore, può agire in te che credi, ma anche in tutta la tua famiglia, nei tuoi figli. E l'invito che io ti faccio oggi è: annuncia il Vangelo anche ai tuoi figli, anche se sono piccoli, annuncialo anche a coloro che non vogliono ascoltare, perché è un seme, è un dono che magari farà frutto più avanti nel tempo, ma è capace di cambiare la vita e della tua famiglia. Io so che a volte viviamo in famiglie dove non tutti credono, siamo osteggiati, ma continua a credere, continua ad evangelizzare, continua a portare la parola di Dio e vedrai che un giorno quel seme fiorirà quando meno te lo aspetti. Questa è la fede che il Signore dà a noi e che noi dobbiamo portare agli altri. Allora,
Potremmo scrivere nei commenti questo, se abbiamo qualche parente, qualche caro che ha bisogno di credere in Gesù, anche lui, di dire anche lui io credo. Ecco, allora magari mettiamolo nelle preghiere, nell'intercessione, anche in questi commenti, affinché ognuno possa intercedere per l'altro. E questo dono dell'intercessione potrà far fiorire prima del tempo questo seme della parola che è stato seminato nei cuori di questi parenti che hanno bisogno della salvezza. Per il momento vi saluto, buona giornata nel nome di Gesù, meraviglioso nostro Signore. Amen.